l'edizione 2019 della Gamescom sta per iniziare. La fiera di Colonia si terrà dal 20 al 24 agosto, ma già da lunedì 19 dovrebbero arrivare tanti annunci importanti. A partire dalle 20 ci sarà infatti il primo Opening Night Live, il nuovo show di Jeff Keighley, ovvero il giornalista che ha ideato i The Game Awards. Tra i tanti publisher coinvolti spicca soprattutto il nome di Sony, che in questo modo torna a partecipare a una conferenza durante la fiera tedesca. Si parlerà ovviamente di Death Stranding, visto che Keighley ha già confermato la presenza di nuovo materiale esclusivo, ma non solo. Sony racconterà probabilmente almeno una parte delle novità in arrivo nei prossimi mesi su PlayStation, ma al momento è davvero difficile indovinare quali. Ci sarebbe da annunciare la data di uscita di The Last of Us 2, per esempio, ma è difficile ipotizzare che la casa nipponica tolga una bomba di questo tipo ai suoi periodici State of Play. Più probabile invece che porti nuovi materiali video dei giochi in uscita nei prossimi mesi. I maggiori indiziati sono l'interessante avventura di Pixel Opus in uscita quest'anno, ovvero Concrete Genie, e Ghost of Tsushima. Il nuovo lavoro di Sucker Punch è infatti sparito dai radar ormai da un po', e la Gamescom sarebbe il palcoscenico ideale per un ritorno in grande stile. Non dimentichiamo però il remake di Medieval, titolo di cui negli ultimi giorni sono apparsi spezzoni di gameplay più o meno credibili, e il possibile ritorno di Ape Escape, serie nata su PlayStation che di recente ha compiuto ben 20 anni. Non sono poi da escludere novità su PlayStation 5 o l'annuncio di qualche aggiornamento ai servizi PlayStation, già esistenti come PlayStation Now, o del tutto nuovi come una possibile ripresa del Game Pass di Xbox. Insomma, anche per Sony le possibilità alla Gamescom sono davvero notevoli e per questo seguiremo l'Opening Night Live direttamente sul nostro canale Twitch, Multiplayer It. Nell'attesa vi aspettiamo, come sempre, nei commenti per sapere quali sono per voi gli annunci più probabili e quali sono le vostre speranze.